Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Topi di Biblioteca, una rubrica in collaborazione con altri ragazzi che è stata lanciata diciamo da Shanti Leaves. In questa puntata parleremo di Timeless di Luigi Toto, è il suo primo libro. Shanti me l'ha fatto un po' scoprire, ma da quello che ho capito è famoso per il suo sito blog in cui parla di serie TV. E in questo libro per l'appunto è il suo primo libro. E devo ammettere che un pochino ricalca un po' la struttura delle serie TV. Si tratta infatti di un teen drama, se vogliamo caratterizzarlo, però con delle note molto fantasy, diciamo. È pensato più che altro per un pubblico giovane e soprattutto amante delle serie TV, per l'appunto. Anche in questo caso direi di partire con la trama, che non è assolutamente scontata, ma di cui non voglio comunque svelarvi troppo, quindi vi racconterò quindi l'essenziale per farvi capire più o meno con che cosa... a che cosa andrete incontro se volete leggere questo libro. La storia si svolge in un piccolo paesino del Colorado in cui c'è un ponte che è molto famoso perché le persone che lo attraversano perdono il tempo, diciamo così. E proprio questo è il caso del nostro protagonista, che si chiama Elias, che appunto arriva da un'altra epoca ed è per questo che si tratta di un ragazzino, diciamo un adolescente, ed è per questo che è già tormentato di suo, ma è ancora più tormentato e in cerca di risposte, in quanto il fatto di essere stato adottato da una famiglia del posto non lo facilita in questo suo sentirsi diverso. Per l'appunto, come vi dicevo, è stato adottato e vi dico solo che la madre si chiama Amy, la sorella si chiama Rachel, mentre è anche un fratello che si chiama Tom. La vita di questa famiglia scorre abbastanza tranquilla, diciamo così, finché non arriva un personaggio particolare, che è Sebastian. Anche lui è un viaggiatore del tempo e si presenta dicendo di essere il vero fratello di Elias. Questa cosa appunto sconvolge un pochino gli equilibri che si sono creati nella famiglia e porta ad una serie di sfortunati eventi che poi arrivano fino ad un finale che dal mio punto di vista è stato un po' sconvolgente. La trama, come avrete capito, è molto coinvolgente e la scrittura anche è molto lineare, quindi molto facile da leggere, quindi è un libro che si legge proprio tutto ad un fiato e personalmente devo dire che mi ha rapito davvero il cuore, soprattutto per la storia, diciamo, tra Elias e Liz, che non vi dico nulla, nient'altro, in modo tale da farvelo scoprire leggendo il libro, poi mi farete sapere se per voi è lo stesso. L'unica nota dolente è il fatto che ci sono molti misteri che non sono risolti o non sono spiegati a fondo come vorrei, diciamo così, quindi presumo che ci sarà un secondo libro per cui bisognerà aspettare un bel po', visto che questo qui è appena uscito. In ogni caso il voto per questo libro è un bel 8. Io spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia fatto scoprire un nuovo libro da leggere, da aggiungere alla vostra libreria. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un bel like, potete condividerlo in modo tale da far scoprire altri libri anche ai vostri amici e potete nel caso anche lasciarmi qualche commento con scritto cosa ne pensate voi del libro se l'avete già letto. Vi invito anche a seguirmi su tutti i miei social in modo tale da rimanere sempre connessi con me, possiamo scambiarci qualche parere sui libri, sui libri da leggere. Non so dirvi quale sarà il prossimo libro, ma vi lo lascio scritto in descrizione. E vi saluto qui e vi dico have a nice life.